che avvocato di vedere che per quello stupido cartello se mi è naffin in tribunale. Va bene, era quel cartello. Vabbè, ma il ragazzo aveva scherzato. Il ragazzo scherzato. Un deficiente. L'avvocato non aveva ragione. Beh, giustamente. Ma che poi avvocato, là gli equivoci erano tutti giustificati, perché non so se ci vedi d'accordo. Avevo compreso. Qua la manicurista è di una certa importanza. Nerna, io all'inizio pensavo che ce l'avevano con me. No, per l'amor di Dio, nessuno si sarebbe permesso, certamente. Abbiamo pigliato una manicurista di un certo calibro, avvocato. Grazie, don Erne, grazie. Tale qua che gli scupettini in da media sette. Avvocato, volevo dire, che ne pensate del Napoli, È piaciuto questo fatto redondo? Sì. Mi è piaciuto assai, secondo me hanno trovato la chiave. E avvocato, ma intanto ci sta chi non è d'accordo, è venuta una tupazza a Napoli, che la già tenevano in infermerie piene di gente struppiata. Ma ci vuole pure i pazzi. Pazzi, il creatore Dio l'aiuta. Ma non è vero, perché Edmundo ha detto che lui viene a Napoli con intenzioni serie. Giustamente. A carnevale lo farà qua. E invece l'amico mio non è d'accordo, lui sta sempre in opposizione con me. Io vabbè, Leonardo non si è d'accordo, per lui Edmundo è pazzo. Carnevale ogni scherzo vale. Come si dice? E poi quello è venuto con voi. Voi vedete, non mi parla più, compagno mio. Si è offeso, perché io non condivido che... Mi è arrivato un messaggino. Brinda, che dice? Gentilmente, non mi distraete. E chi vuoi? Quello non mi parla più, l'amico mio. No. Ma ha scritto messaggio. Ha detto che lui non parlerà più e che non è d'accordo. E per lui rimane quello che avevo pensato prima. Fai messaggio. Lo guarirei tu quando ti arriva la bulletta. Non sapevo che col messaggio si paga pure la ricevuta di ritorno. Dico, guardate che vanno pensando. Però vi lo vado occasione, vi ho sapito, chi le può? C'è pass. Torno un'altra volta normale. Torno normale, quello là. Quello per tornare normale, andare chi l'ha da morire da nascere, nata voi. Quello è nato anormale. Andiamo. Sembra amico vostro, Amico mio. Un messaggio, e facciamo una poca scusata. Guarda, ma ce lo fa. Non mi distrai, quindi mi dà mano a fermare, non mi preoccupare. Ha detto che mo se non la fornisca, addirittura sai se ancora e se ne va. E arrivo che ce ne fotte, se ne va. Non usate questi aggetti di pesante, queste parolacce. Scusate, poca, scusate che mi alte. Ma io lo assaga, ma non mi nervosi, abbiate pazienza. No, avvocato, no, per carità. Non mi distraete, abbiate pazienza. Mi fa innervosire. A proposito, ma vorrei sapere, ho fatto donna Margherita, che aiuta a fornire? Ma Margherita? Si è bruciato in due furno, avvocato. No, è Margherita, sta parlando della moglie rosa, Lumini. Calmo. Quando si vanno in giuccio, lui torna subito. Angelo Salmiera, sono Fuiette, un po' punirlo un giovane un magazzino. E avete pure una creatura che si chiamava Maria Lourdes. Ma ce lo sapeva. Ha pubblicato pure il giornale su fatto, sentite, ma se vi dispiaceva sentivo fatto, voi non potete pure andare e tornare un altro giorno, non è obbligatorio a staccare. Ma chi ti sta pazzando? Ma come chi le fa, padrone, cadito, tu ne cacci i clienti, scusate, abbiate pazienza. Sto spiegando una cosa all'avvocato. Non lo fate arrabbiare. Ma voi volevate sapere lo fa. Appunto, volevo dire, andate avanti. Raccontate. Ma prima si doleva la capo. Non si doleva. Facitori, non si doleva. Calmo. Ma voi a così mi facite.